La nostra vita non ci appartiene. Da grembo a tomba siamo legati agli altri. Ciao a tutti. Per questa collaborazione abbiamo deciso di realizzare dei make-up ispirati a Cloud Atlas, un film arrivato da poco nelle sale che vi consigliamo di vedere. È tratto dal libro L'Atlante delle nuvole di David Mitchell. È una storia che parla di morte e rinascita. I temi ricorrenti sono la reincarnazione e il destino. Le azioni che compiamo nella nostra vita si intrecciano determinando conseguenze che vanno al di là dell'umana comprensione, legando presente, passato e futuro con fili invisibili ma indissolubili. Io ho deciso di trasformarmi in un membro della tribù cannibale di Kona, la cui vicenda è ambientata in un futuro post-apocalittico e l'ambientazione è sorprendentemente primitiva. Mi raccomando, guardate anche i video di Princess Aurora 411 e Stella Polare Girl, che sono bravissime. E ora se vi interessa vi lascio il tutorial. Ciao! Per prima cosa applico un fondotinta molto chiaro. Poi vado a sistemare del bianco in certe zone. Poi vado a disegnare delle specie di serpenti un po' stilizzati. Uso sempre l'eyeliner in gel nero della Essence. Poi vado a fare una specie di contorno del viso con dei disegnini stilizzati. Poi vado a sistemare dell'altro bianco in altre zone. Aggiungo della, diciamo, crema bianca nella zona della bocca. Poi vado a fare delle righe verticali e infine faccio delle specie di macchie di sangue rappreso in giro per la faccia. Sugli occhi ho messo un ombretto semplice nero sfumato.